E benvenuti alla sessione numero 60 del 1° luglio 1981. Andiamo a vedere cosa ci racconta oggi Ra. Io sono Ra, vi do il benvenuto nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore. Stiamo comunicando ora. Intervistatore, nell'ultima sessione parlavi di shock energetici provenienti dal vertice della piramide. Ti riferivi al fatto che essi sopraggiungono ad intervalli piuttosto che regolarmente? Sono Ra. Questi shock energetici sopraggiungono a determinati intervalli, ma sono molto molto strettamente legati fra loro in una forma piramidale che funziona correttamente. Per coloro per i quali le dimensioni funzionano in maniera errata, l'energia non verrà rilasciata con regolarità o in quanti, così puoi forse meglio comprendere il significato che intendiamo. Intervistatore, la prossima affermazione che farò potrà o non potrà essere illuminante per la mia indagine sull'energia della piramide, ma mi viene in mente che il cosiddetto effetto del triangolo delle Bermuda possa essere dovuto a una vasta piramide sotto la superficie marina, la quale rilascia questa terza spirale a vari e distinti intervalli. Entità o imbarcazioni che si trovano nelle vicinanze potrebbero mutare in qualche modo il loro continuum spazio-temporale, corretto? Io sono Ra. Sì. Intervistatore, quindi questa terza spirale possiede un effetto energetico che, se abbastanza forte, può davvero modificare il continuum spazio-temporale. Vi è un uso o un valore per questo tipo di cambiamento? Io sono Ra. Nelle mani di colui di quinta dimensione o oltre, questa particolare energia viene intercettata allo scopo di comunicare informazione, amore o luce attraverso ciò che voi definite lunghe distanze, ma che grazie a questa energia possono essere considerate salti transdimensionali. Ancora vi è la possibilità di viaggiare utilizzando una simile trasformazione di energia. Intervistatore, potrebbe essere questo tipo di viaggio, quello istantaneo, utilizzato soprattutto dalle entità di sesta dimensione, o si tratta dell'effetto fionda di cui parlavi prima? Io sono Ra, il precedente effetto è quello di cui stiamo parlando. Puoi notare che quando un individuo acquisisce ciò che potremmo definire le conoscenze o le discipline della personalità, ognuna di queste configurazioni di prana si rende disponibile all'entità senza ricorso a questa forma di piramide. Si può anche vedere la piramide di Giza come un veicolo per l'apprendimento metafisico. Intervistatore, allora la grande piramide sottomarina al di là delle coste della Florida è una delle piramidi di bilanciamento costruite da Ra o da qualche altro complesso di memoria collettivo? E se è così, quale altro complesso? Io sono Ra. Le piramidi di cui parli rappresentano una di quelle costruzioni perfezionate da entità di sesta densità facenti parte di un complesso di memoria collettiva che lavorava con gli Atlantidei precedentemente al nostro lavoro con coloro che voi chiamate egiziani. Intervistatore, hai menzionato l'opera di un gruppo diverso dagli egiziani. Di chi si trattava? Io sono Ra. Queste entità erano con loro del Sud America. Abbiamo diviso le nostre forze per lavorare con queste due differenti culture. Intervistatore, allora la forma della piramide, per come possiamo capire, veniva vista dal vostro complesso di memoria collettiva come sommariamente importanti per l'addestramento fisico utile per lo sviluppo intellettuale. E in questo particolare momento della nostra evoluzione, del nostro pianeta, sembra che voi attribuiate poca o nessuna importanza a questa forma, è corretto? Io sono Ra, è corretto. È nostro onore e dovere
tentare di rimuovere le distorsioni che l'uso di questa forma ha causato nel pensiero della vostra gente e nelle attività di alcune delle vostre entità. Non possiamo negare che tali forme siano efficaci e non cerchiamo di minimizzare il nocciolo della questione. In ogni caso, desideriamo offrire la vostra comprensione, sebbene limitata, che contrariamente ai nostri ingenui intendimenti molte migliaia fa dei vostri anni, la forma ottimale per l'iniziazione in realtà non esiste. Approfondiamo questo punto. Quando eravamo aiutati da entità di sesta densità durante le nostre esperienze di terza densità, essendo giunti alla fine di essere meno bellicosi, siamo riusciti a trovare utilità in tale insegnamento. Nella nostra ingenuità in terza densità non avevamo sviluppato le interrelazioni connesse al vostro sistema di barato, denaro e al potere. Ci trovavamo infatti in un pianeta di terza densità più filosofico rispetto al vostro e le nostre scelte di polarità erano molto più centrate verso ciò che potremmo definire la comprensione del trasferimento di energia sessuale e le relazioni appropriate fra il sé e gli altri sé. Abbiamo trascorso una gran parte del nostro lavoro nel spazio-tempo con l'essenza non manifestata. In questa atmosfera meno complessa era per noi molto istruttivo avere questa fonte di apprendimento e insegnamento e ne abbiamo beneficiato senza le distorsioni riscontrate fra la vostra gente. Abbiamo registrato meticolosamente queste differenze nel grande registro della creazione in modo da non ricadere necessariamente in questo tipo di ingenuità. In questo spazio-tempo riteniamo di potervi meglio servire affermando che la piramide per la meditazione, insieme con altre forme circolari, arrotondate o arcuate o appuntite, possono essere per voi giovevoli. Comunque, è nostra osservazione che a causa della complessità delle influenze sulla essenza non manifestata in questo nesso spazio-temporale fra la vostra popolazione planetaria è meglio che il progresso del complesso mente-corpo-spirito abbia luogo senza ciò che voi chiamate il supporto dell'addestramento, in quanto nel momento in cui un'entità utilizza un addestramento, essa ricade sotto la legge della responsabilità per la perdita o l'incremento della quantità di insegnamento-apprendimento. Se questa forma più grande di conoscenza, se possiamo usare questa definizione inappropriata, non è messa in pratica nell'esperienza di momento dopo momento dell'entità, allora l'utilizzazione dell'aiuto addestratorio diventa negativa. Intervistatore, grazie. Non so se questa domanda si risolverà in un'informazione di qualche utilità, ma sento di doverla fare. Cosa c'entra l'Arca dell'Alleanza e che uso aveva? Io sono Ra. L'Arca dell'Alleanza era il luogo in cui veniva collocate le cose più sacre, secondo la conoscenza di colui chiamato Moisè. Gli oggetti lì contenuti sono stati chiamati dalla vostra gente le due tavole dei 10 comandamenti. Non si trattava di due tavole, ma di una scrittura a scorrimento. Essa era stata compilata con dati scritti nella maniera più accurata da varie entità riguardanti le loro credenze sulla creazione da parte dell'uno creatore. Quest'arca era destinata a costruire il luogo in cui i sacerdoti, come voi chiamate coloro che manifestano la distorsione verso il desiderio di servire gli altri, potevano trattare il loro potere e sentire la presenza del Creatore. In ogni caso, deve essere notato che questo ordinamento era stato disegnato non da colui noto alla Confederazione come Yahweh, ma piuttosto da entità negative chiamate i figli di Levi.
che preferivano questo metodo di creare un'elite. Intervistatore, allora si trattava di un mezzo per la comunicazione? Hai anche affermato che essi traevano potere dall'arca. Come funzionava tutto ciò? Io sono Ra. L'arca veniva caricata per mezzo dei materiali con cui era costruito, essendo stato dato come campo elettromagnetico. In tal modo divenne un oggetto di potere, e per coloro la cui fede era immacolata da ingiustizia o separazione, questo potere destinato alla negatività divenne positivo, ed è stato così fino ai giorni odierni per coloro che si trovavano davvero in armonia con l'esperienza di servizio. Così le forze negative hanno avuto solo un successo parziale, mentre Moisè, essendo positivamente orientato, diede al vostro popolo planetario la possibilità di avere un percorso verso l'infinito creatore, che è da considerarsi completamente positivo. Intervistatore, dov'è l'arca dell'alleanza adesso? Dove si trova? Io sono Ra. Ci asteniamo da rispondere a questa domanda poiché l'arca esiste ancora e non vogliamo usurpare la vostra gente nel localizzarla. Intervistatore, nel tentativo di comprendere le energie creative mi è venuto in mente che non capisco bene perché viene generato un calore inutilizzabile nel momento in cui la nostra Terra si muove dalla terza alla quarta densità. So che questo ha a che fare con una distorsione fra le vibrazioni di terza o quarta densità, ma per quale motivo questo dovrebbe manifestarsi come riscaldamento fisico sulla Terra? Va oltre la mia immaginazione. Puoi illuminarmi su questo? Io sono Ra. I concetti sono qualcosa di difficile da penetrare con il tuo linguaggio. In ogni caso, tenteremo di riferirci al soggetto. Se un'entità non si trova in armonia con le sue condizioni, sente un fuoco interiore. La temperatura del veicolo fisico non si innalza, solo quello dell'umore o le lacrime, per come voi riusciamo a descrivere tale disarmonia, e la disarmonia in genere qualcosa con il cancro o altre distorsioni degenerative di ciò che voi definite salute. Quando un intero sistema planetario, costituito da persone e culture, reitera esperienze disarmoniche su vasta scala, la terra sotto i piedi di queste entità inizierà a risuonare con questa disarmonia. A causa della natura del veicolo fisico, la disarmonia si presenta come un blocco della crescita oppure come incontrollata crescita, mentre la funzione primaria del complesso corporeo, di un complesso mente, corpo, spirito, è quella della crescita e del mantenimento. Nel caso del tuo pianeta, il proposito del pianeta stesso è il mantenimento dell'orbita e della locazione propria o orientamento in riferimento alle altre influenze cosmiche. Per ottenere questo in modo appropriato, l'interno della vostra sfera è caldo nei vostri termini fisici. Così, invece di crescere in maniera incontrollata, tu cominci a sperimentare un calore incontrollato e le sue conseguenze dal punto di vista espansivo. Intervistatore, la Terra è tutta solida da un lato all'altro? Io sono Ra. Possiamo dire che la vostra sfera sia di natura bucherellata, il centro in ogni caso è solido, se vuoi così definire ciò che è fuso. Intervistatore, esistono entità di terza densità viventi nelle aree bucherellate, corretto? Io sono Ra. Tempo fa era corretto, in questa presente spazio-tempo non è corretto. Intervistatore, ci sono delle civilizzazioni interne o entità che vivono in queste aree o parte, quelle incarnate fisicamente che vengono a materializzarsi talvolta sulla superficie della Terra? Io sono Ra. Come abbiamo notato, vi sono alcuni i quali si comportano come tu dici. Per di più,
vi sono alcune entità dei piani interni di questo pianeta che preferiscono effettuare delle forme di materializzazione nella terza densità visibile in queste aree. Vi sono anche bassi, potremmo dire, in queste aree di coloro provenienti da altrove, sia positivi che negativi. Vi sono anche città abbandonate. Intervistatore. Cosa sono esattamente queste basi utilizzate da coloro provenienti da altrove? Io sono Ra. Queste basi sono utilizzate per il lavoro di materializzazione dell'attrezzatura necessaria per le comunicazioni con entità di terza densità e per lasciare dei loghi per qualche tipo di attrezzatura che voi potreste definire piccola imbarcazione. Queste imbarcazioni sono utilizzate per la sorveglianza, qualora richiesta dalle entità. Così, alcuni di coloro che potremmo definire insegnanti della Confederazione parlano parzialmente attraverso questi strumenti di sorveglianza, attraverso linee computerizzate, e quando un'informazione è richiesta e coloro che la richiedono sono del livello vibratorio proprio l'entità stessa della Confederazione inizierà a parlare. Intervistatore, comprendo allora che entità della Confederazione ha bisogno di avere un equipaggiamento per la comunicazione e un'imbarcazione per comunicare con entità incarnate in terza densità che richiede l'informazione, è così? Io sono Ra, non è corretto, comunque molti di voi richiedono sempre le stesse informazioni in maniera enormemente ripetitive e per un complesso di memoria collettiva parlare ad infinitum sulla necessità di meditare costituisce una perdita delle considerevoli abilità di simili complessi di memoria collettiva. Così alcune entità hanno avuto approvato dal Consiglio di Saturno il collocamento e il mantenimento di questi portatori di messaggi per coloro le cui necessità sono semplici, rispettando così le abilità dei membri della Confederazione, per coloro che meditano sempre e sono in grado di assorbire informazioni, i quali perciò sono pronti ad assumere informazioni addizionali. Intervistatore, negli ultimi 30 anni ci sono state moltissime informazioni e anche molta confusione. Infatti, vorrei dire che la legge della confusione è stata all'opera in un modo straordinario. Per fare una piccola battuta nel portare informazioni per la catalizzazione spirituale ai gruppi che la richiedevano. E sappiamo che i complessi di memoria collettiva, sia orientati positivamente che negativamente, sono stati inclusi in questa informazione per come potevamo esserlo. Questo ha portato in molti casi ad una condizione di apatia rispetto all'informazione. Molti di coloro che cercavano genuinamente sono stati ostacolati da ciò che in questa informazione definirei entropia spirituale. Puoi commentare questo? E quali sono i meccanismi per alleviare questi problemi? Io sono Ra, possiamo commentare. Intervistatore, vorrei un commento solo se lo ritieni importante, altrimenti no. Io sono Ra, questa informazione è significativa in qualche misura poiché sostiene la nostra missione in questo momento. Noi della Confederazione siamo disponibili alla chiamata di coloro del vostro pianeta, qualora la chiamata, sebbene sincera, sia al di sotto della consapevolezza di ciò che potremmo definire il sistema per mezzo di cui l'evoluzione spirituale può essere percepita. Allora noi possiamo solo offrire questa informazione utile per quel particolare chiamata. Questa è la difficoltà di base. Le entità ricevono le informazioni di base sul pensiero originale e i mezzi, ossia la meditazione e il servizio agli altri per mezzo dei quali questo pensiero originale può essere raggiunto. Vi preghiamo di notare che come membri della Confederazione stiamo parlando per entità positivamente orientate. Riteniamo che il gruppo di Orione abbia le stesse difficoltà. Dopo aver appreso questa informazione di base, essa non è subito messa in pratica nel cuore e nell'esperienza vitale dell'entità, piuttosto si
Raggruma fra le distorsioni del complesso mentale, come se fosse un blocco di una costruzione che ha perso il legame con essa e perciò rotola da una parte all'altra senza costrutto. Ecco allora che l'entità richiama. Perciò la stessa informazione di base viene ripetuta. Ad ogni modo, se un'entità mette in pratica ciò che le viene dato, il contenuto non sarà ripetuto a meno che non sia necessario. Intervistatore, grazie. I chakra o centri di energia sono collegamenti all'imbuto energetico della piramide o ne ripercorrono lo stesso tipo di lavoro. Io sono Ra, no. Intervistatore, c'è qualche altro proposito nella mummificazione che non fosse relativo a una tecnica di immutazione? Io sono Ra. Molto vorremmo parlarvi su questa distorsione dei vostri progetti di costruire delle piramidi. Possiamo però dire molto poco, poiché le intenzioni manifestate dall'uomo sono state molto diversificate e miste, e nonostante molti ne abbiano fatto usi positivi, sono stati non positivi nell'ordine delle generazioni. Non possiamo parlare di questo soggetto senza sfasare alcuni bilanciamenti dell'energia di base fra le forze positive e quelle negative che risiedono sul vostro pianeta. Si può al più affermare che coloro che offrivano se stessi avvertivano ciò come un'offerta di sé in servizio agli altri. Intervistatore, quale civiltà ha aiutato Ra ad usare la forma della piramide mentre Ra si trovava in terza densità? Io sono Ra, la tua gente ha una passione per i nomi. Queste entità hanno iniziato il loro viaggio di ritorno verso il Creatore ed è da molto che non stanno sperimentando il tempo. Intervistatore, lo strumento vorrebbe sapere quando si usa il pendolo per scoprire i centri di energia, che cosa rappresenta il movimento di avanti e indietro invece di quello circolare? Io sono Ra. Questa sarà l'ultima domanda, nonostante questa entità ci stia fornendo ancora energia, sta però sperimentando distorsioni verso il dolore. Le rotazioni sono già state discusse, diremo semplicemente che un debole movimento avanti e indietro indica un parziale bloccaggio, sebbene non completo. Un forte movimento avanti e indietro indica il contrario del bloccaggio, ossia una sovrastimolazione di un chakra o centro di energia che sta avvenendo a causa del tentativo di bilanciare alcune difficoltà nell'attività del complesso corporeo mentale. Questa condizione non è giovevole all'entità poiché manifesta sbilanciamento. Ci sono brevi domande prima che noi lasciamo questo strumento? Intervistatore, solo se c'è qualcosa che possiamo fare per mantenere lo strumento più a suo agio o migliorare il contatto. Io sono Ra, siate felici amici miei, va tutto bene, la vostra coscienziosità deve essere raccomandata. Vi lasciamo nell'amore e nella luce dell'uno infinito creatore. Rallegratevi dunque e andate nella pace e nella gloria dell'uno infinito creatore. Sono Ra, Adonai. E qui si conclude questa 60ª sessione. Io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con la prossima sessione. Ciao a tutti e a tutti voi una bellissima giornata.